Stai a sentire, Peter, voglio essere sincero con te, ti dispiace se sono sincero? No. Perfetto, allora, sarò sincero con te. Tu non mi piaci. Tu non mi piaci? No, per me tu sei un porco. Però adesso siamo in pausa pranzo, i fornelli sono bassi, e sono 3 anni che ti conosco e ho imparato a conoscerti, sono sempre convinto che tu sei un porco, però mi piacerebbe che tu lo fossi un po' meno. Allora, tu vuoi il mio sogno, ecco il mio sogno. Voglio un amico. Fai sparire questa cucina, no? Dammi un po' di tranquillità. Io forse mi convincerò che posso farmi un amico, che tutti quelli che penso che siano dei porci in realtà non sono poi così porci. Ti racconto questa cosa. Nell'appartamento accanto al mio ci abita un conducente di autobus. Alla mia età, al mattino lui mi dice buongiorno, io gli chiedo come va e questi sono i nostri rapporti. Poi un giorno, sciopero degli autobus. Lui è conducente di autobus, resta a casa 5 settimane. Io tutte le mattine vado da lui e dico forza, no? Tenete duro, ce la farete. Tutte le mattine mi devo svegliare un'ora prima perché sennò faccio tardi al lavoro. Però non mi importa. Siamo vicini di casa, siamo lavoratori, per lui è importante. Poi dopo un po', una domenica, c'è la marcia della pace. Ora, io credo che non serva a nulla, però ci vado lo stesso perché penso che su questa terra no, bisogna dire quello che si pensa. Il giorno dopo, lui viene da me e mi dice, ci sei stato ieri alla marcia della pace? Io dico, sì, ci sono stato, certo. E sai cosa mi dice? Te lo dico. Peccato che c'erano i bambini con voi, perché avrebbe dovuto cadervi una bella bomba in testa a tutti. E sai che cos'è che lo indignava? Il corteo ostacolava il traffico e gli autobus non potevano circolare con la solita velocità. Ma quello che mi fa paura è che lui non si è soffermato neanche un istante a pensare se questo ha appoggiato la mia causa, è probabile, non è da escludere che possa esserci qualcosa di buono anche nella sua causa, e allora parliamone. E invece no. Il corteo ostacola il traffico, allora giù una bomba in testa ai dimostranti. E quello che mi fa orrore è che c'è un muro enorme tra me e milioni di persone come lui. E penso dove andremo a finire e penso che facciamo? Mi guardo intorno, c'è la cucina e ci sono le fabbriche e i palazzi pieni di gente e penso Cristo! Cristo, Cristo! No, no, guarda, io sono d'accordo con te. Sarebbe bello svegliarsi qui e un mattino tutto sparito. Via, niente più cucina, via, niente! E allora che dovrei fare? Smettere di fare il mio lavoro? No, smettere di cucinare. E allora gli operai dovrebbero smettere di fare le macchine, gli aeroplani, i minatori dovrebbero lasciare il carbone lì dov'è? Oh, dammela tu una risposta adesso, Peter. Dammi il tuo sogno, vai.